L'Università degli Studi di Trieste è stata promossa pieni voti dal Sistema Valutativo Nazionale, che riconosce il percorso di sviluppo e di promozione della cultura di alta qualità a tutti i livelli. L'Università offre 71 corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico, 15 corsi di dottorato, 28 scuole di specializzazione, 21 master e un corso di perfezionamento. L'Università è una realtà dinamica e attiva, che investe sulla ricerca e l'innovazione e vanta molti laboratori riconosciuti internazionalmente per la qualità della produzione scientifica. Spesso sono integrati alle numerose istituzioni scientifiche che aderiscono al protocollo Trieste Città della Conoscenza. L'Ateneo partecipa a numerosi programmi internazionali, dei quali il più conosciuto è l'Erasmus, e vanta un'alta percentuale di studenti stranieri, più dell'11% degli iscritti. Un ulteriore tassello che la inserisce perfettamente nell'ampio sistema di istituti scientifici internazionali della città, in cui la conoscenza viene considerata anche come un messaggio di unione e di scambio tra culture diverse. Lo SMATIS, Sistema Museale di Ateneo, coordina le attività riferite alle collezioni e ai fondi storici presenti nei diversi dipartimenti dell'Università di Trieste. Materiali e strumenti di ricerca utilizzati nel tempo oppure, come nel caso delle opere d'arte, frutto di donazioni e acquisizioni, costituiscono la memoria viva di un originale percorso scientifico e culturale. L'Università vanta anche una casa editrice di Ateneo, l'EUT, Edizioni Università di Trieste. Nel 2019 Trieste è stata candidata come città della letteratura UNESCO. Non va infatti dimenticato il legame della città con prestigiosi autori del passato, come Joyce, Svevo e Saba. Mentre per quanto riguarda i giorni nostri, i nomi di maggior spicco sono, giusto per fare qualche esempio, Magris, Einstein e Roveredo. L'Ateneo Triestino è dunque un'istituzione prestigiosa, dinamica e attiva a livello internazionale. Tutte caratteristiche che incarnano l'importante e complesso passato dell'istituto, fin dalla sua fondazione. Infatti, per comprendere a fondo la costituzione dell'Università a Trieste, è necessario fare qualche piccolo passo indietro. Oggi siamo proprio qui in Piazzale Europa, davanti all'edificio A, sede centrale dell'Università degli Studi di Trieste e luogo simbolico della città. Seguiteci per scoprire alcune delle caratteristiche di questo edificio dall'architettura monumentale, ricco di storia e di arte. Il 19 settembre 1938 ha luogo, alla presenza di Mussolini, la cerimonia della posa della prima pietra di questo edificio dallo stile classicheggiante. Questa è una delle tappe di un viaggio che ha segnato la storia. Il giorno prima, infatti, Mussolini esalta la scelta razziale del fascismo, in un discorso incentrato sulla proclamazione delle leggi razziali, tenuto in una piazza dell'Unità gremita di folla. I lavori di costruzione dell'edificio centrale si protraggono per 12 anni. Il giorno dell'inaugurazione è il 3 novembre 1950. Tra il 1943 e il 1946 si verifica il blocco totale dei lavori, a causa degli avvenimenti bellici e post-bellici. L'occupazione tedesca della città tra il 43 e il 45, a cui segue quella titina nella primavera del 45, fino a giungere all'amministrazione cittadina da parte del governo militare alleato. Quest'ultima si protrae fino al 1954, quando Trieste passa all'Italia in seguito al Memorandum di Londra. Le prime richieste dell'Università Italiana a Trieste risalivano ancora al periodo della dominazione asburgica. Alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento si tennero numerose manifestazioni di piazza da parte di giovani triestini di lingua italiana che rivendicavano la necessità della nascita di un Ateneo. La costituzione di una vera e propria università che prendesse le mosse dalla Scuola Superiore di Commercio fondata dal barone Revoltella nel 1877 è rimandata. Nei primi anni venti entrano in scena le squadre fasciste, che a Trieste contano 14.000 iscritti e 156 soggetti attivi. Si susseguono così azioni violente nei confronti dei socialisti e della minoranza slovena. L'episodio più noto è l'incendio, il 13 luglio 1920, del Narodni Dom, la casa nazionale della comunità slovena di Trieste. Facevano tuttavia riferimento anche croati e serbi, all'interno della quale vi era l'hotel Balkan. Il 13 luglio 2020
se ne è commemorato il centenario con la restituzione dell'edificio, ora dell'università, alla comunità slovena, alla presenza dei capi di Stato italiano Sergio Mattarella e sloveno Borut Pahor, proprio per sanare una profonda ferita del passato e costruire una via di pace. Con l'avvento della dittatura, la persecuzione antislava si intensifica e l'esaltazione nazionalista del fascismo diventa cultura dominante. Ne consegue l'italianizzazione dei cognomi e dei toponimi, l'abolizione delle scuole slovene e croate, presenti in Istria, la stretta sorveglianza del clero slavo, mentre si fa costante negli anni la persecuzione poliziesca con i numerosi arresti e condanne a morte. Mussolini attribuisce alla costruzione dell'Ateneo una notevole importanza politica. L'edificio deve infatti rappresentare il faro dell'italianità ai confini orientali del paese. Per la sua costruzione viene scelta un'area di circa 7 ettari alle pendici del Monte Valerio. La collocazione in una zona non ancora urbanizzata appare fin da subito inusuale, ma garantisce all'edificio un forte impatto scenico. Infatti è ben visibile dalla città e dal golfo. La redazione del progetto viene assegnata a due architetti, il triestino Umberto Nordio e il fiorentino Raffaello Fagnoni. Ispirandosi all'altare di Bergamo, progettano un edificio con pianta ad H che si sviluppa su 4 piani, più uno interrato, e lo collocano sulla sommità di una scalinata rivolta verso il mare. Nel 1941, all'esterno dell'edificio, vengono posizionati due blocchi di pietra d'Istria. L'opera è affidata a Mario Moschi, artista toscano, che completa il rilievo di destra nel 1943. In esso vengono raffigurati Mussolini a cavallo con la spada sguainata, allegoria del fascismo. Sono inoltre presenti San Francesco, patrono del paese, la giovane Italia con in testa la corona turca e Cristoforo Colombo, assieme ad alcuni marinai minacciati da un serpente. Un altro maestro che opera nel cantiere dell'edificio centrale è Ugo Carà, poliedrico artista triestino, che nel 1943 realizza i mosaici in bianco e nero dell'atrio destro. All'interno dell'aula magna, che occupa l'intero corpo centrale al terzo e quarto piano, coprendo una superficie di 740 metri quadrati, vengono collocati il rosone di Marcello Mascherini, copia di quello realizzato per la sala delle feste della nave Conte di Alcamano, raffigurante il mito di Giasone. È un grande arazzo, disegnato e ricamato da Anita Pittoni, la triestina poetessa del colore, recante raffigurazioni e iscrizioni tratte dai fioretti di San Francesco. Il contesto storico nel quale Trieste si trova all'indomani della Seconda Guerra Mondiale è estremamente caotico. Nonostante la proclamazione delle leggi razziali e la politica antislava del ventennio precedente, volte ad italianizzare forzatamente la città, perdendo molto del suo capitale umano, Trieste riesce a recuperare nel tempo un carattere multinazionale e cosmopolita che si rispecchia oggi anche nella vocazione internazionale dell'università e nella popolazione studentesca. Durante il periodo del governo militare alleato, viene chiesto a Nordio e Fagnoni di adattare il progetto costruttivo alle nuove esigenze dell'Ateneo, utilizzando gli scarsi finanziamenti disponibili. Anche in questo caso, però, l'edificio è destinato a rappresentare un simbolo, per quanti sostengono l'appartenenza di Trieste all'Italia. Nel 1950, il rettore Angelo Ermanno Cammarata, in carica dal 1946 al 52, commissiona all'incisore friulano Tranquillo Marangoni la creazione del sigillo dell'università, recante il motto Ricorda e splendi. Un ulteriore arricchimento dei beni artistici dell'università coincide infatti con l'esposizione nazionale di pittura italiana contemporanea, svoltasi nel dicembre 1953 proprio all'interno dell'Aula Magna. È una scelta del rettore Rodolfo Ambrosino, in carica dal 1952 al 58, quella di presentare l'Ateneo come un centro animatore di alta cultura, non esclusivamente legato alla ricerca scientifica e soprattutto aperto a tutta la popolazione. L'intenzione del rettore Ambrosino è quella di conferire dei premi acquisto. Alcune opere esposte vengono infatti acquistate dall'Ateneo e destinate all'arredamento delle stanze e dei corridoi del rettorato, formando una vera e propria pinacoteca.
La tela intitolata Cantiere di Giuseppe Santomaso, scelta per l'origine picassiana della sua ricerca pittorica, risulta vincitrice del primo premio acquisto di 500.000 lire. L'opera Ricordo d'infanzia di Afro Basaldella, trasposizione lirica di un ripensamento dell'infanzia vista attraverso la prospettiva del sogno, ottiene il secondo premio acquisto. Il primo classificato tra gli artisti giuliani è Nino Perizzi, con omaggio a García Lorca, sintesi personale dell'artista tra realismo e sperimentazioni cubiste. Un'altra opera conservata presso il rettorato è Il ritratto di Umberto Saba di Carlo Levi, considerata uno dei più notevoli esempi di introspezione psicologica dell'artista. All'esterno, la statua di Minerva, opera di Marcello Mascherini, è collocata sulla balconata di sinistra nel 1956 e negli anni seguenti diviene il simbolo dell'università. Questa divinità romana, infatti, incarna l'ideale classico della saggezza. Nel 1958 Mario Moschi completa il rilievo di sinistra, dopo aver apportato alcune modifiche al modello originale dai contenuti di matrice fascista. In esso sono presenti contadini e operai al lavoro, personificazioni dell'abbondanza, e allusioni alle attività cantieristiche e universitarie. Un polo universitario proiettato verso il futuro, quello di Trieste, ma con radici solide e profonde, plasmate dalla storia e dalla posizione di questa città, da sempre luogo di confine e di incontro tra popoli e culture diverse. Tutto questo lo si può respirare ancora oggi, camminando lungo i corridoi o percorrendo la maestosa scalinata che dall'alto domina la città e il mare.